fine della bellissima partita fra Portogallo e Russia, vince di misura la Russia e conquista questo primo posto del girone B, incredibilmente fatto dal Portogallo. Pagate sicuramente un primo tempo dove eravate resistenti, ecco, c'era solo lui che chiamava la carica, infatti aveva guadagnato quel gol che aveva un po' riaperto il risultato. Al secondo tempo siete andati in avanti, ci avete provato, avete anche subito molte più occasioni, però almeno c'era più quella voglia di No, secondo me è mancata proprio la voglia dal primo minuto, al primo tempo abbiamo regalato proprio la partita a loro e loro hanno meritato la vittoria, noi solo alla fine abbiamo cercato, ma alla fine loro avevano più voglia, cosa che noi non avevamo. Siamo alla fine del girone, appunto finite secondi classificati, è un girone che ha visto partire con il botto e finire invece con qualche punto di domanda, quindi sicuramente c'è da lavorare per le fasi finali. Non è un po' più di cazzino, tutti quanti troppo... Sono d'accordissimo, vi faccio in bocca al lupo e complimenti per la bella partita. Russia, per la prima volta tornate a essere i vincitori del torneo, secondo me stasera, atteggiamento giusto. Che però è tornato nel secondo tempo quello sbagliato alla fine, secondo me va chiusa assolutamente la partita, non ci devono essere protagonismi, però che bella Russia. Sì, siamo una squadra ancora un po' immatura, perché non sappiamo tenere il risultato a bada. Rischiamo sempre alla fine per stupidaggini che non devono accadere più. È vero. Però per il resto la squadra gira bene. Dietro siete andati veramente a mille all'ora, sì, tutti eravate su tutte le palle, pressing caratterialmente, bello, un bello. Po' più cattivi sotto porta, però ora passate ai quarti di finale direttamente della Coppa del Mondo, cosa ti aspetti dalla Russia in questa Coppa del Mondo? Voglio vincere. Assolutamente, complimenti e in bocca al lupo. Bravo Lino! Lino!